Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti ad una nuova diretta di Review, qui sul vostro canale cristiano Parole di Vita. Vi diamo il benvenuto ed è veramente una gioia trascorrere del tempo, questo tempo, alla presenza del Signore. Oggi avremo un approfondimento che, grazie alla sensibilità del nostro ospite collegato in linea, il pastore Giovanni Grisolia, abbiamo avuto insieme questa possibilità, opportunità di proporvi un argomento che riguarda molto da vicino la nostra eredità spirituale. Oggi parleremo infatti di eredità, di generazioni, di scambio generazionale, delle analogie che ci sono tra generazioni di figli di Dio con le proprie ricchezze, le proprie eredità, perché sai, io e te, se siamo figli di Dio, riceviamo da Dio delle grosse eredità fatte sostanzialmente di valori spirituali, benedizioni spirituali, concetti, i nostri caratteri, le nostre esperienze livellate alla sua presenza, e questo lo riceviamo attraverso le mille difficoltà che viviamo in questa terra, in questa vita. Ecco, noi abbiamo la grande responsabilità, il grande dovere di trasmettere, ecco, lasciare questa grande eredità di insegnamenti che provengono appunto dal vivere con Gesù tutti i giorni a coloro che ci sono dopo. E poi può succedere che per qualche motivo questo scambio generazionale di insegnamenti si possa interrompere, poi perché no, magari riprendere dopo qualche generazione. Questo è quello che è accaduto proprio ai protagonisti della nostra storia, della nostra meditazione di oggi. Ma come di consueto, prima di andare avanti con il centro del nostro argomento, insieme prendiamo un caffè. Oggi è un caffè speciale, il caffè del lunedì, un caffè per iniziare insieme una nuova settimana, un caffè per cibare le nostre vite della parola di Dio con una piccola meditazione, appunto, degli amici del caffè biblico. Buongiorno e buon caffè biblico a te. Oggi ti vorrei raccontare la trepidante storia di come l'uomo sfondò il muro del suono in volo. Siamo nel 1947 e nessuno ancora è stato in grado di superare la velocità del suono. Stiamo parlando di un valore che varia tra i 325 e 349 metri al secondo in base alla temperatura dell'aria. Al tempo si credeva ci fosse proprio un muro, una sorta di barriera invisibile del suono contro cui si sarebbe infranto l'aereo che avrebbe tentato di superarla. Di fatto, in quello stesso anno, un aereo britannico col suo pilota era andato letteralmente in pezzi provandoci. Al tempo l'aviazione americana stava sviluppando un progetto per lanciare nello spazio un pilota, ma per prima cosa dovevano superare la velocità del suono. Chuck Yeager, un pilota tra i più esperti, fu selezionato per questo pericoloso test. Il suo superiore, il colonnello Boyd, gli disse: «Nessuno sa veramente cosa succederà quando arriverai a quel punto. Chuck, stai per volare verso l'ignoto». Volare verso l'ignoto mi fa riflettere, perché allo stesso modo nessuno ha mai vissuto
la tua vita o la mia vita prima. Forse ti starai chiedendo cosa succederà se porrai per esempio la tua fede in Gesù, se abbandonerai le tue resistenze derivanti dalla tradizione, dalla cultura o da un approccio materialistico che ti fa pensare che tutto alla fine finisce qui, in questa manciata di anni qui per terra. Il mio invito è: vola attraverso questo muro che ti forza a non vedere oltre, a non lasciarti andare alla fede nel Dio d'amore, a quel Padre Celeste che ha dato persino suo figlio perché tu potessi trovare libertà. Credi oggi a queste parole di Gesù: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Dopo 9 tentativi, il 14 ottobre 1947, Chuck Yeager alla fine ce la fece e sfondò il muro del suono. Riguardo a questa esperienza, più tardi scrisse: «Fui stupefatto. Dopo tutta quell'ansia e preoccupazioni, oltrepassare la barriera del suono fu come guidare su un'autostrada ben asfaltata. L'ignoto, alla fine, era come colpire un muro di gelatina». Bellissimo. Se in te vivi e senti delle resistenze ad affidarti a Dio, prego che tu possa presto guardarti indietro e, ripensando a quelle resistenze, pronunciare le stesse parole di liberazione di Chuck. È un muro di gelatina quello che ti separa dall'amore infinito di Cristo. Attraversalo oggi. Dio ti benedica. Ringraziamo Christian, meravigliosa questa meditazione, questa pillola che ci aiuta a sfidare le nostre convinzioni, a liberarci delle nostre gabbie d'oro nelle quali sembra vivere sempre bene, ma nella realtà ci includiamo in un progetto molto ristretto per la nostra vita, senza sperimentare la vera libertà. E come diceva appunto quel versetto di Giovanni, il figliuolo vi farà liberi. Gesù è la nostra, in Gesù c'è la nostra libertà, liberi dal peccato, liberi dalla morte. In Cristo viviamo la vita eterna. Ecco, c'è una grande verità che in questo caffè biblico vogliamo cogliere personalmente, ognuno di noi, così da affrontare, perché no, questa nuova riflessione con uno sguardo nel nostro intimo. Ringraziamo Christian, ma corriamo molto velocemente al nostro argomento di oggi, che è, pensate un po', sorgenti antiche, verità attuali, nuove. Verità attuali. Bene, noi siamo felici di essere collegati in questa mattina col nostro pastore dalla Lombardia, il pastore Giovanni Grisolia. Vediamo se c'è. Eccolo qui. Benvenuto, pace e buongiorno. Pace a te, Cesare, buongiorno. Grazie intanto per il tuo affettuoso e sempre, diciamo, stimato invito. È un piacere anche per me stare qui. Condividere, grazie, insomma, insieme. Grazie, grazie per questa Dio possibilità che quest'oggi dai a noi, pastore Giovanni, perché abbiamo dinanzi un tema che ci sfida alla grande, direi. Abbiamo un po' sbicciato insieme un'anteprima per presentarvi il tema, e vi assicuro che è qualcosa di estremamente interessante per quanti vogliono rimanere al centro della benedizione di Dio, partendo proprio dalla volontà di Dio, la volontà che il Signore ha per ognuno di noi attraverso le radici nella parola di Dio, attraverso una vita fatta di valori veri, quotidiani, che sfidano la nostra vita in un modo particolare. Ecco, abbiamo tutti bisogno di entrare sempre costantemente alla presenza di Dio e allontanare dalla nostra mente le mille distrazioni che ci portano a valutare tutto così un po' superficialmente. Oggi vedremo invece quanto è importante tornare a delle sorgenti antiche, e quello che queste sorgenti antiche, questo processo
aprirà dinanzi a noi. E per scendere nel centro di questo argomento, io credo che la migliore cosa da fare oggi, adesso, è passare la linea al pastore Giovanni, il quale ci introduce e ci accompagna in questo iniziale cammino, in questo argomento. Intanto però chiedo alla regia di mettere il nostro numero, perché se avete delle domande potete scriverci, in modo che noi possiamo, in base all'argomento che tratteremo, anche sottoporre delle domande al nostro carissimo pastore e insieme avere un quadro più chiaro degli argomenti che si evidenzieranno grazie allo Spirito Santo, perché questo è quello che il Signore ama fare, ama spingere gli argomenti, ama intavolare delle tematiche con lo scopo di edificare le nostre vite. Questa è opera di Dio. Bene, do la linea al pastore Giovanni. Grazie Giovanni, a te la linea. Grazie Cesare. Intanto buongiorno a tutti quelli ci seguono. Beh, insomma, sì, ci siamo imbattuti in questo argomento che in qualche modo introduce queste sorgenti antiche. Ma prima di addentrarci in queste sorgenti antiche, la premessa: leggeremo un testo di Genesi al capitolo 26. E il testo ci narra di una sovrapposizione, la storia di Isacco che si sovrappone a quella del padre, no? Ora, non è un'opera di nostalgia quella che vogliamo fare, insomma, ecco. Non vogliamo riguardare soltanto a delle storie lontane, che in qualche modo a volte possono essere anche un po' sbiadite, un po' ingiallite dal tempo. Neanche questa condizione dell'uomo che in qualche modo riscopre sempre una nostalgia del passato. No, qui quello che desideriamo fare, quello che lo Spirito Santo in qualche modo ha messo sul mio cuore, è una lettura di queste due figure tra Abramo e Isacco e una sovrapposizione. In questa sovrapposizione troviamo proprio questo passaggio generazionale. La sovrapposizione non è una lettura nostalgica, ma è piuttosto la prosecuzione di un cammino che ha prodotto i suoi risultati e può produrre i medesimi risultati. Innanzitutto, insomma, io leggerei questo testo che si trova in Genesi, al capitolo 26, leggerò per il momento soltanto il versetto 18, e dice così: Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i Filistei avevano otturato dopo la morte di Abramo, e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. Ecco, noi ci focalizziamo su questo testo. Insomma, vedete la connessione tra Abramo e Isacco, questa sovrapposizione, sono vite che hanno dei punti in comune, pur rimanendo con le proprie identità, con le proprie personalità. Ora, una cosa in qualche modo potremmo dire nelle generazioni passate e di quelle presenti: nessuno in qualche modo abbia l'ambizione di essere la fotocopia di qualcun altro. Ecco, a volte c'è questo triste e a volte anche un po' così avvilente modo di vivere una vita non propria. Ogni credente, già l'essere umano, ma ogni credente ha la sua vita, ha i suoi percorsi, ha la sua identità, ha il suo carattere, come ha detto bene prima il nostro caro Cesare, e in qualche modo non siamo fotocopie gli uni degli altri, ma in qualche modo possiamo vivere anche una sovrapposizione delle vite. Ecco, Abramo e Isacco, essendo padri e figli, comunque vivono questa sovrapposizione, e nel indicare quella sovrapposizione potremmo indicare due punti essenziali. La sovrapposizione è possibile quando c'è l'unità della fede, cioè quando possiamo vivere
punti in comune nella vita di chi ci ha preceduto, per non diventare soltanto dei nostalgici, ma per vivere delle esperienze, no, di vita spirituale quotidiana. Ecco, quella sovrapposizione è possibile quando c'è questa unità, questa convergenza della fede nel Cristo, nel Figlio di Dio, nel risorto, nel colui che ha dato la sua vita per i nostri peccati. Insomma, ecco, questa sovrapposizione è possibile nella convergenza della fede. Ecco, Abramo e Isacco certo avevano questa unità della fede che rende vite sovrapposte, no? Ma non fotocopie, ma sovrapposte, percorrono in qualche modo gli stessi itinerari della fede, ritrovano un senso anche di ubbidienza a Dio. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. E la sovrapposizione è anche, se vogliamo, di entrambi, nella necessità. Cioè il bisogno, ecco, qui abbiamo parlato che Isacco scavò di nuovo i pozzi. Cioè la sovrapposizione delle generazioni differenti tra di loro, in qualche modo si può vivere la comunione della fede, ma si vive anche la stessa necessità, cioè le generazioni che hanno preceduto avevano delle necessità e che in qualche modo sono le nostre necessità e anche come credenti le necessità di coloro che ci seguiranno. Cioè la sovrapposizione di generazioni differenti può aiutare noi a ripercorrere i successi della generazione passata. La coppia del passato potrebbe sembrare un po' anacronistica, no? Ma il ritrovare invece, no, queste sorgenti antiche, che poi insomma in una seconda parte vedremo un po' più dettagliatamente, in qualche modo può aiutare a connettere queste generazioni. Ma la necessità che Abramo aveva, questa è una storia che si può anche ritrovare nel capitolo 21 della Genesi, era la necessità di scavare dei pozzi. Chiaramente il contesto è un contesto di un ambiente desertico che necessariamente c'è bisogno di approvvigionare dell'acqua come necessità primaria, sia per sé ma anche per le numerose greggi che sia Abramo e Isacco possedevano. Insomma, tutto sommato c'è una sovrapposizione sia nella fede, ma sia anche nella necessità. Ecco, per avere una continuità generazionale, ritrovando questo testo, ho ritrovato anche la necessità, cioè quello che era necessario per chi ci ha preceduto. La domanda potrebbe porsi se è necessario anche per noi oggi. Cioè, quelle sorgenti sono per noi ancora necessarie come generazioni e lo saranno anche per generazioni che verranno. Ecco, pensavo una cosa: la storia di chi ci ha preceduto ha un valore e questo valore lo ritroviamo in questo concetto, che ciò che è stato utile a chi ci ha preceduto è indispensabile per noi oggi. Cioè, in qualche modo, per Abramo era indispensabile scavare quei pozzi, trovare delle sorgenti per le proprie necessità. Era indispensabile anche per Isacco. E dunque, questa vita sovrapposta, per esempio, per chi ci ha preceduto, e parlo di generazioni di credenti passati, non deve diventare soltanto una storia e un monumentale, ma deve diventare stimolo per cercare quella medesima fede, per cercare di soddisfare le stesse necessità,
ma per ritrovare il senso indispensabile delle cose che erano ieri e che sono oggi. E penso che per una vita di credente o da credenti, una vita in Cristo, una vita che si rifà a Dio, beh, in qualche modo le questioni di necessità di un tempo lo sono anche per noi oggi, tutto sommato. I pozzi di ieri, le sorgenti di ieri che erano indispensabili lo sono ancora oggi. Dobbiamo ritrovare forse questo senso di che cosa è veramente indispensabile, di che cosa è veramente necessario. Forse oggi ci stiamo un pochettino forse rivestendo di tante necessità, e parlo nell'ambito della fede, nell'ambito delle questioni ecclesiastiche, che probabilmente non erano le necessità di chi ci ha preceduto. Forse Abramo e Isacco hanno una connessione un po' più stretta nelle necessità, e voglio esulare certamente dal campo della necessità materiale per ritrovare un po' il senso delle questioni che ci riguardano un po' più da vicino, insomma, un po' più spirituali. Le generazioni di oggi, penso, non debbono essere, come dicevo prima, fotocopie delle generazioni passate, ma debbono conoscere la storia, però, cioè individuare quelle sorgenti che possono oggi diventare verità attuali. Ecco, in questo Abramo e Isacco hanno una vita sovrapposta, e penso che anche oggi, come uomini e donne di fede, perché penso che l'uditorio che ascolta sia un uditorio di uomini e di donne credenti, ha necessità di trovare questa connessione. Il passato, la generazione passata, ci ha dato degli spunti, ci ha portato a considerare delle sorgenti che ancora oggi sono e hanno un grande valore. E questo per noi deve essere un ritrovare il senso pieno anche di questo passaggio di consegne che c'è tra la generazione che ci è preceduto e quella che siamo noi oggi, ma anche una previsione verso il futuro, cioè che cosa lasceremo a chi sarà dopo di noi. Riusciremo ad essere come Isacco, quell'anello di congiunzione, perché di questo si tratta. Isacco, Genesi lascia soltanto alcune tracce, mentre molto più ampia è la storia di Abramo e rilevante la storia di Giacobbe e Israele. Però Isacco funge da anello di congiunzione, da thread union tra queste generazioni. Ecco, in qualche modo la sovrapposizione dell'unità della fede, la sovrapposizione della necessità e la sovrapposizione di ciò che noi consideriamo indispensabile, quello che chi ci ha preceduto ritiene indispensabile, ha ritenuto indispensabile, ecco, questo sia una scoperta, una riscoperta che noi dobbiamo fare. Nell'altra parte, nella parte di approfondimento che seguirà dopo, lascio poi la parola a Michele, cercheremo nel testo di trovare queste sorgenti antiche e proiettarle nel nostro vivere quotidiano di credenti. Queste tre parti che ho individuato devono servirci per connettere questa storia, la storia di Abramo con Isacco, la storia dei padri con i figli, la storia delle generazioni che ci hanno preceduto con la nostra generazione. Perciò, Michele, a te poi la parola, se hai necessità di qualche approfondimento, per poi passare a quelle sorgenti. È importante sapere anche che noi, come evidenziando il qui ed ora, siamo forse ereditari di una sorgente, ma siamo anche coloro che devono costruire la sorgente per coloro che vengono dopo di noi. Ci sono delle domande che riguardano proprio la valenza dello scambio generazionale nel mondo spirituale, quale sia l'atteggiamento più
lucido, più leale da assumere, tenendo conto sia del fatto che siamo un anello che stringe il passato, ma siamo anche lo stesso anello che stringe il futuro. Quindi se a questa domanda risponderai con la successiva meditazione, noi siamo tutto orecchie, altrimenti possiamo rispondere adesso o dopo. Senti libero, Giovanni. Ma guarda, nella storia dei patriarchi, la consapevolezza del momento che si vive, ed è un pochettino quello che ha necessità di essere, cioè la consapevolezza di quello che siamo, e non in qualsiasi punto che ci troviamo della storia, se siamo i patriarchi, se siamo il Trade Union, se siamo la generazione futura, in qualche modo saper bene qual è la nostra identità, non scimmiottare un passato che non c'è più. E questa è forse la parte più, diciamo, più delicata. Io a volte trovo, insomma, forse un po' così per mia indole o per approfondimento mio culturale, l'idea proprio del fatto del nostalgico, proprio non riesco a metabolizzarla. Noi dobbiamo avere una storia, e quella storia serve come vissuto del presente e trampolino per il futuro, ma la consapevolezza che siamo e quella generazione che siamo, in qualche modo questo ogni generazione deve avere la sua identità. Noi abbiamo bisogno di persone che hanno una personalità, anche nel campo ecclesiastico, e che non sono figli di una generazione che non vivono. Devono essere figli della generazione che sono, con tutti gli annessi e connessi. Perciò penso che l'equilibrio sia quello, sapere collocarci nel punto giusto e vivere quel punto con la nostra identità cristiana. Nelle tre aree che ho individuato tra la connessione tra Abramo e Isacco, probabilmente ci sarà forse una risposta un po' più dettagliata. Siamo tutto orecchie, vogliamo continuare con la nostra meditazione perché è veramente sfidante l'argomento. Abbiamo tratto già tantissimi spunti, ma dopo faremo una piccola finestra. Adesso ascoltiamo con grande interesse il continuo della meditazione. Grazie, Pastore. Allora, adesso vado a rileggere un pochettino il testo un po' più in modo ampio per soffermarmi poi sulle sorgenti antiche e sulle verità attuali. E rileggo il testo dal versetto 12 in questo caso, perciò Genesi 26 dal verso 12. Così è scritto, insomma, Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo, il Signore lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandre, di buoi e di numerosa servitù. I filistei lo invidiavano, perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo, suo padre. E Abimelech disse a Isacco: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco allora partì di là, si accampò nella valle di Gerar e vi si stabilì. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i filistei avevano turato dopo la morte di Abramo, e li chiamò con gli stessi nomi con cui il padre li aveva chiamati. Ecco, da qua ampliamo un pochettino il concetto, insomma. Ecco, la sovrapposizione. Bene, vite sovrapposte, vite che hanno dei punti in comune, passaggi generazionali, ma la generazione di Isacco, il Trade Union, la via, in qualche modo, la via di mezzo, ritrova quelle sorgenti antiche
che il padre comunque aveva già scoperto, aveva già sondato, aveva già in qualche modo nominato. E dunque Isacco fa un'opera di riscoperta, di ritrovare ciò che era stato in qualche modo già calcato, poi Isacco ritrova le orme del padre, ed è significativo questo, perché sicuramente se c'è una cosa che, o almeno tre cose che possono in qualche modo servire da trade union tra queste generazioni, sono quello che ritroviamo nell'agire di Isacco. E in qualche modo forse quello che noi come generazione di credenti oggi e anche di servi di Dio, di servi di Dio che certamente sono all'ascolto. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Dobbiamo forse riscoprire il piacere della scoperta. Che cosa voglio dire? Che in qualche modo abbiamo bisogno di ritrovare quello spirito, forse un po' pionieristico, forse un po', lo dico così in termini non certo teologici, ma un po' quello spirito avventuroso della vita con Dio, e ritrovando un po' quella sorgente che era un po' il marchio di fabbrica di Abramo. Abramo viene chiamato a uscire da Ur dei Caldei, e questa uscita in qualche modo è una vocazione a lasciare quello che si aveva come certezze, come un ambiente mai già confortevole. Sembra quasi che insomma Abramo vivesse in una vera area di comfort per uscire e per andare, come è stato poi detto anche nel caffè biblico, verso un ignoto. Io, dice il Signore, ti mostrerò la terra. Ma Abramo non aveva forse contezza di quello che poi sarebbe stata nella realtà la terra. Dio non gli dispiega una mappa, Dio non gli fa arrivare un drone per vedere la morfologia del territorio. Insomma, in qualche modo Abramo parte e Isacco ritrova questo senso della scoperta. Ecco, forse dobbiamo per vivere quelle vite sovrapposte, per ritrovare la forza del passato, della generazione che è passato, come lo era per chi ci ha preceduto, deve esserlo anche per noi, il piacere di nuove scoperte, non di novità bizzarre, non abbiamo bisogno di novità bizzarre, ma il piacere di scoprire, di nuove scoperte nel campo, per esempio, delle proprie esperienze spirituali. Non ci addormentiamo, a volte sentiamo parole che in qualche modo sembra quasi lontane da quello che è il nostro vissuto. Noi dobbiamo ritrovare questo piacere della scoperta, la scoperta di immergerci in nuove acque, di ritrovare, di sondare nuovi territori, forse di scavallare monti, di guadare fiumi, insomma di entrare in nuovi mondi. Lo dico nel senso spirituale, chiaramente. Ho piacere di scoprire ancora la bellezza, no?
delle cose di Dio, per esempio. Ecco, questo un po' ci deve stimolare. Dobbiamo essere un po' pungolati da questa visione di Isacco di riscoprire ancora, di andare alla ricerca. Ecco, non dobbiamo mai smettere di cercare, no? Di appassionarci a questa ricerca di Dio, di solcare anche quegli itinerari che chi ci ha preceduto ha battuto prima di noi, voglio dire, insomma. E questo è, penso che sia il piacere della scoperta, sia il sale della vita cristiana. La chiamata di Gesù ai pescatori sulle rive del lago di Genesaret, beh, era un cammino tutto da scoprire. Gesù gli dà, insomma, alcune indicazioni, no? Io vi farò pescatori di uomini. Poi, che cosa volesse dire nella pratica? Beh, forse l'hanno capito dopo. Ma intanto lo hanno seguito. Il piacere di questo nuovo percorso con Dio. Ecco, forse dobbiamo riattivare questo piacere. Dobbiamo uscire forse un po' dai luoghi comuni anche. Io ricordo con estremo motivo di edificazione quando Pietro cammina sulle acque ed esce dalla sua barca. Forse questo è il piacere di una scoperta, di una nuova esperienza con Dio. Invece a volte raccontiamo soltanto esperienze lontane, quello che hanno fatto le generazioni che ci hanno preceduto. Abramo non viene deposto nel primato dell'era patriarcale, ma Isacco deve percorrere con audacia, con forza, con senso di piacere di questo scoprire, questo cammino, questo lascito di Abramo nei suoi confronti. Non abbiamo ricevuto un testimone per nasconderlo nelle nostre cassaforti ecclesiastiche. Lo abbiamo ricevuto per continuare il cammino e per viverlo con il piacere della scoperta, cioè che cosa Dio mi sta preparando per domani. Che cosa Dio ha in serbo per me? Ecco, questo ritrovato piacere di scoprire che con Dio nulla è scontato, ma che c'è una vita entusiasmante in Dio. E l'entusiasmo della vita con Dio, che non è chiuso in una vetrina del passato di una generazione che non ci appartiene, ma è il nostro tempo che vogliamo vivere nel piacere della scoperta. Delle nuove strade, dei nuovi territori, delle nuove ambizioni spirituali. Quando l'Apostolo Paolo ha questo desiderio, o l'ambizione di predicare lì dove ancora il Vangelo non è arrivato, questa è un'ambizione, questo è il piacere di una scoperta. Gli itinerari dell'Apostolo Paolo possono essere, no? Visti come un viaggiatore che arriva in luoghi sconosciuti, ma non per questo, non interessanti. Possiamo dire che forse non abbiamo più questo stimolo nella ricerca. E questo dobbiamo ritrovare, questo senso. Questa è una sorgente antica che chi ci ha preceduto ha attinto per diventare verità attuale per noi. Perché se non abbiamo questo piacere della scoperta, in questa vita piena, rischieremo di essere una generazione che rimane a metà e che non ha più nulla da dire e non ha più nulla da vedere. E spesso diciamo che la Chiesa degli Atti degli Apostoli è una Chiesa che in qualche modo può sfungere da modello. Possiamo vivere quella vita sovrapposta con quella Chiesa, certo non nelle sue forse dinamiche lontane, ma nella sua essenza sì, perché in Cristo ci sono possibilità di nuove scoperte. Ci sono cose che non abbiamo mai fatto, per esempio.
Isacco non aveva mai scavato, però si mette a scavare, si mette a fare qualcosa che forse non aveva fatto. E non è detto che quello che tu hai sempre fatto sia quello che dovrai fare sempre. Può darsi che nel piacere della scoperta Dio ti chiamerà a fare qualcosa d'altro. Spesso lo dico anche in ambito ecclesiastico. Non perché siamo nati e facciamo un servizio nella Chiesa e moriamo in quel servizio, no. Vogliamo essere aperti a nuove scoperte. Forse Dio, proprio a chi ama questa nuova scoperta, lo chiama proprio a fare cose che magari era fuori dalla sua logica. Ecco, ritornando alla chiamata di Genesaret, facciamoci sorprendere da Dio ancora. Non è tutto codificato, non è tutto imprigionato. È bello essere sorpresi da Dio. Anche Pietro non voleva entrare nella casa di Cornelio, eppure in quella casa Dio esattamente mandò lo Spirito come lo mandò sulla casa in Gerusalemme dell'alto solaio. La stessa cosa, piacere della scoperta. Poi dice che Isacco diede il nome a questi pozzi, che era il nome che Abramo aveva dato. Dunque, ritrovare il senso pieno e originale delle parole. Ecco, come generazione non possiamo cambiare i nomi, le parole, il senso pieno delle parole delle realtà spirituali. Non possiamo avventurarci nella sostituzione delle parole chiavi per piacere al nostro tempo. No, le parole chiavi della fede devono rimanere integre, intatte, devono essere quelle pietre miliari e ritrovare il senso pieno e originale delle parole. Isacco fa quest'opera, ritrova quel senso. Forse abbiamo bisogno. Qua potremmo, diciamo, allargare il tiro, però mi sovvengono alcune parole chiave che non possiamo oggi, come generazione di mezzo, sostituire. Non possiamo cambiare. E penso che per noi cristiani la parola salvezza e non può assumere connotati differenti, perché quello che era da principio questa parola salvezza non può essere cambiata in un'altra parola. E se la salvezza di chi ci ha preceduto era nel nome di Gesù, oggi quella salvezza non può prescindere dall'azione straordinaria e soprannaturale del Figlio di Dio. La salvezza non può essere in qualche modo rivisitata con parole attuali. È una sorgente antica che anche oggi ha una necessità di essere pienamente, consapevolmente creduta, afferrata e vissuta. Oggi forse ritrovare questo principio, la salvezza è nel Cristo un nuovo essere che vive per un nuovo senso della vita. Ho cercato di sintetizzarla, forse per renderla più fruibile, ma la salvezza è questo, è l'uomo che diventa un nuovo essere. Non è più una semplice creatura, ma diventa figlio di Dio, e questo per opera soprannaturale di Dio stesso. Ma una volta che questo nuovo essere esiste, ecco che ha un nuovo senso della vita, ecco la salvezza, questa parola chiave per la nostra fede, non può essere cambiata. Non è l'aderenza a una chiesa, non è essere stato così toccato da un canto o un brivido dietro la schiena. La salvezza di ciò che ci ha preceduto era una trasformazione dell'essere
e un nuovo senso della vita. Una radicale trasformazione dell'essere. Non è essere passati da una religione a un'altra, ma è una trasformazione radicale. E in Cristo questa parola assume e deve rimanere tale, ritrovare il senso pieno e originale delle parole, che oggi forse una generazione che ha bisogno di confrontarsi con un lessico diverso non può spostare il principio essenziale. La salvezza non è appartenere a una chiesa evangelica. La salvezza non è neanche essere in un registro di una chiesa evangelica. La salvezza è un nuovo essere, reso possibile per l'azione soprannaturale di Dio. E questo nuovo essere ha un nuovo senso di vita, servire il suo liberatore. Non servirsi del suo liberatore. È una parola importante, ritrovare il senso della salvezza. Dobbiamo stare attenti come generazioni di non perdere il senso originale delle parole. Assistiamo forse un po' troppo oggi all'idea di servirsi di Dio. Il nuovo essere in Cristo Gesù serve il suo liberatore. E questo è un tema che potremmo scoprire in tante altre parole, che non devono mai perdere la loro forza. Queste sono sorgenti antiche. Possiamo comunicare il Vangelo in modo differente. Possiamo e dobbiamo, come grazie a Dio, questa meravigliosa opportunità, poter comunicare il Vangelo in altri modi, ma mai sostituire le parole chiavi della nostra fede. Potremmo parlare di tante cose, ma mi sono concentrato sulla parola salvezza. Non possiamo spostarla, non possiamo cambiarla, non possiamo toglierla, non possiamo modernizzarla. Quella è una parola indelebile, immutabile, e dobbiamo ritrovare il senso pieno di quando parliamo di salvezza. Perché nella salvezza in qualche modo ci ritroviamo. E questo è una verità attuale. Non contiamo quanti evangelici, contiamo quanti salvati per l'opera di Dio in Cristo Gesù e quanti vivono questo nuovo essere. E l'ultima sorgente è lo spirito della sofferenza. E che cosa mi solleticava il pensiero? Beh, Isacco ha dovuto rimboccarsi le maniche. Ha visto che quelle sorgenti avevano bisogno di essere liberate, cioè c'era del lavoro, c'era della sofferenza. E in qualche modo l'idea del tutto pronto, una generazione che non deve vivere l'idea che sia già tutto pronto, che l'idea del sacrificio, quello che ha appartenuto, quello che è appartenuto ai nostri padri. E non parlo soltanto dei padri, insomma, limitati in cronologia, ma anche in senso biblico. Ecco, l'idea della sofferenza. Ce lo insegna la vita, ce lo insegna la società, chi ci ha preceduto, i nostri padri, i nostri nonni, le sofferenze, le fatiche, le rinunce. Ecco, e questo deve ritrovare oggi, questa generazione deve, per poter vivere una vita sovrapposta, deve ritrovare il senso della sofferenza, cioè dello spirito della sofferenza, che non è la sofferenza per la malattia, per le guerre, ma è la sofferenza, cioè soffrire per una causa. L'idea di voler ripartire, di non arrendersi davanti alle difficoltà, perché c'è una speranza in Dio. L'ostacolo, ecco, una delle sorgenti antiche, che l'ostacolo oggi non può essere visto come la fine di tutto, ma l'ostacolo crea credenti forti, l'ostacolo non crea credenti deboli. Gli impedimenti, le difficoltà, qua trasuda questo testo di difficoltà, Isacco che viene ostacolato dai filistei, i pozzi turati, insomma
muoversi delle, il credente di oggi come il credente di ieri, attingere a quella fonte dove l'ostacolo, l'impedimento viene visto come una forza, una spinta verso il continuare con la fede nel Signore, che è colui che abbatte gli ostacoli, colui che demolisce le fortezze, colui che fa sgretolare i muri. Ma c'è bisogno, ecco lo spirito della sofferenza, ritrovare questo spirito che in qualche modo davanti all'ostacolo non ci fa tremare. Davanti al Goliath, usando un termine un po' più consono e biblico, dobbiamo ritrovare lo spirito di Davide, che quel Goliath serve, quelle mura di Gerico ci servono, non creeranno credenti deboli, è la prova che crea credenti forti, è un'assenza di prove, di ostacoli, di impedimenti, creerà dei credenti deboli. Questo ce lo insegna l'antropologia. Momenti difficili creano persone forti. Momenti difficili creano credenti forti. E Asacco non si arrende. Fratello Sara, non ti arrendere. Quell'ostacolo, quella prova. Come chi ci ha preceduto ha superato le prove nella fiducia incrollabile in Dio, così diventa anche oggi per noi la stessa identica opportunità, ritrovare lo spirito della sofferenza per renderlo una verità attuale. E in queste tre sorgenti possiamo ritrovare una vita sovrapposta tra chi ci ha preceduto, quello che siamo noi e quello che lasceremo in eredità. Bene, penso di non andare oltre. Grazie, gloria a nome del Signore. Veramente molto esaustivo e interessante, anche perché si sono creati tantissimi spunti, ma non abbiamo il tempo di affrontarli tutti, e quindi mi scuso con gli amici da casa, ma sintetizzando, abbiamo trattato di questo argomento delle sorgenti antiche nella generazione di mezzo, come l'ha definita il pastore Giovanni, ed è pare essere quella più vicina a noi, a come noi possiamo identificarci di mezzo. Perché di mezzo? Perché siamo, è vero, gli ereditari di un processo dei nostri padri, riguardo all'esperienza, come dire, anche pionieristica dei padri che ci hanno preceduto nella nostra nazione, nella nostra opera, nella nostra città, i fratelli che hanno aperto l'opera che noi probabilmente frequentiamo e di cui facciamo parte, ma siamo anche allo stesso tempo i responsabili di che eredità lasciamo a chi viene dopo di noi. Quindi nel bel mezzo noi dobbiamo continuare e tenere ben alta la concentrazione sul piacere della scoperta, quindi continuamente scoprire quanto ci hanno lasciato i padri e quanto dobbiamo trattenere per dare ai nostri figli, ritrovare il senso delle parole. Meraviglioso questo punto, meraviglioso, pastore Giovanni, il punto di ritrovare il vero significato delle parole è qualcosa a cui tengo veramente tanto, perché credo che una delle strategie più efficaci in questo tempo che il nemico sta attuando nei confronti della Chiesa è proprio quello di cambiare il significato delle parole. Non me ne vogliano gli amici e i nostri cari che fanno musica nelle chiese, adorazione, che io amo tantissimo e lo sanno, perché quando partecipiamo ai culti il momento dell'adorazione mi apre tantissimo il cuore, ma mi è capitato di ascoltare di fedeli i quali dopo essere stati a concerti cristiani hanno affermato: Dio mi ha benedetto, volendo dire che si sono, tra virgolette, divertiti, hanno passato un buon tempo. Ma la benedizione di Dio, in realtà, ecco il cambiamento del significato della parola, non è una mia, non è una critica, è solo un pensiero. La benedizione di Dio su una vita, il risveglio di Dio nella vita di ognuno di noi
è tutt'altra cosa, è qualcosa che non mi fa dormire, che non mi fa più pensare alle cose di prima, che non mi fa più fare le cose di prima, che mi fa affamare della parola di Dio ogni giorno. Questo è il vero risveglio, questa è la benedizione vera di Dio. Quando dopo una predicazione, sicuramente mio caro fratello o sorella che mi sta ascoltando, tu non senti nemmeno il bisogno di interagire con gli altri perché vuoi trattenere quella benedizione dentro al tuo cuore, non vuoi condividere, vuoi cercare di contenere, trattenere il più possibile quella benedizione. Quella è benedizione. Oggi, col significato cambiato delle parole, stiamo dando spazio a come dire, ecco, anche lo stesso significato della salvezza che hai ben esposto. Stiamo aprendo porte a mille altri modi di trattare la conversione. A volte anche si nasconde una conversione finta dietro dei processi che non hanno affatto nulla a che fare con il cambiamento che è stato e che è capace ancora di fare Gesù quando entra nella vita di una persona. Signore, grazie, perché è importante ritrovare il senso delle parole e poi alla fine lo spirito della sofferenza. David Wilkinson, pastore Giovanni, diceva l'angoscia, ecco, il cristiano che vive l'angoscia per la passione, per la sofferenza in cui versano le anime delle persone che ci sono intorno, si unisce a questo spirito di sofferenza per capire quanto sia necessario un intervento della Chiesa oggi. Credo che questi tre pozzi che insieme oggi abbiamo riscavato e rinominato ci diano una giusta direzione all'inizio di questa settimana per concentrarci sulla corresponsabilità, sulla nostra chiamata nella posizione storica in cui Dio ci ha calato, perché dobbiamo assolutamente rivivere l'Evangelo vero nella nostra vita affinché anche le generazioni future possano ricevere la verità dell'Evangelo così come è stata tramandata a noi da nostri padri. Grazie di cuore per questi spunti, è stato meraviglioso passare questo tempo insieme. Ti ringraziamo per questo tempo, Pastore Giovanni. Dio benedica i fedeli e le chiese che curi in Lombardia, che sono dimentico, Corsico e Sedriano. Benissimo, quindi se siete nelle città di Corsico e di Sedriano, il pastore Giovanni vi aspetta. Cercate subito A di Corsico, A di Sedriano sulle pagine social e troverete gli indirizzi e gli appuntamenti. Altrimenti potete scrivere a noi, vi diamo i contatti molto molto volentieri. Dio vi benedica, grazie Giovanni, e grazie, speriamo molto tantissimo che potremo ancora avere possibilità di stare insieme su altre tematiche di così grande importanza che ci sfidano così nel profondo. Grazie. Grazie. Un abbraccio. Pace, pace del Signore. Vi ringraziamo, cari amici, è stato un tempo importante, ecco come abbiamo potuto approfondire questa tematica molto molto importante, degli spunti che possono continuare a stare nel nostro cuore. Noi vi ringraziamo, è stato un tempo edificante, molto molto profondo, ma io lo sapevo già perché il carissimo pastore Giovanni è un uomo molto profondo che si sofferma sulla parola, e noi sappiamo anche che questa profondità che oggi ci ha condiviso serve anche a mettere maggiore attenzione su tutti i concetti che ha citato. Mi raccomando, caro amico, cara amica, caro fratello, cara sorella, non prendere con superficialità la parola che Dio ti sta mandando attraverso questo canale. Dio vuole fare un'opera profonda nella tua vita. Di superficialità si vive soltanto al sole, poi quando viene la pioggia, questo è un detto, poi quando viene la pioggia tutto va via. Dobbiamo vivere delle esperienze radicate affinché il seme della parola possa scendere nel terreno fertile del nostro cuore e portare dei frutti alla sua gloria. Non pensare che devi essere fedele a Dio e profondo con Dio perché devi portare dei frutti. Questa sarà una conseguenza. Tu devi essere fedele a Dio e profondo in Dio perché devi vedere Gesù faccia a faccia, devi vivere la certezza della salvezza. Quanti di voi stanno vivendo la paura della morte eterna? A te mi sto riferendo. Devi vivere, coltivare il tuo cuore, accettare queste parole da parte del Signore e far sì che questo seme cresca abbondantemente nel tuo cuore, perché devi portare un frutto sia agli altri, ma devi garantirti la vita eterna. E questo può accadere soltanto se ti apri a Gesù, alleluia, colui che ha pagato per il tuo peccato e in croce ancora dice:
nominando te, dice: Padre, salvalo, Padre, salvala, perché in questo momento sta venendo a te per il sangue che io ho versato in croce. Egli ha pagato per te. Ammetti i tuoi peccati oggi, apri il tuo cuore e ricevilo. Per vivere la certezza della vita eterna, oggi più che mai. Gloria al nome del Signore. Ti sfido a fare questa esperienza e ti do appuntamento, a Dio piacendo, domani con un'altra puntata sul Salmo 23. Domani avremo l'ultimo appuntamento del Salmo 23 con Pastore Braida Ubaldo, col quale avremo la possibilità ancora di affrontare l'ultimo versetto, sì, del Salmo 23, ma anche fare una sintesi dell'intero Salmo. Quindi sarà veramente un momento importante. So che la serie sul Salmo 23 vi è piaciuta tanto, ci avete scritto, e noi siamo felici di questo, anche perché così facendo potremo prendere spunto e farne altre di approfondimenti, di serie di approfondimenti con i fratelli che si dispongono per questa possibilità. Noi vi ringraziamo e a Dio piacendo ci vediamo domani alle ore 12. Continuate a rimanere sintonizzati su Parole di Vita, perché i contenuti di oggi sono davvero interessanti. Per questo vi dico: Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun: Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.